Siete stanchi di guardare le partite di calcio in TV senza poter far nulla per cambiare il risultato? Ho la soluzione perfetta per voi e ve la svelo tra poco qui su Tech Princess. Ci risiamo, ogni anno in autunno risale la febbre calcistica. La colpa però non è solo del campionato italiano, ma anche di uno dei videogiochi più attesi della stagione. Sto parlando di FIFA 18. Il titolo sviluppato da Electronic Arts conquista ogni anno milioni di giocatori, macinando numeri da record e permettendo a tante, tantissime persone di sperimentare gioie e dolori del calcio. Il tutto ovviamente senza abbandonare il proprio divano ed incorrere in brutti infortuni. Ad attendervi ci sono tantissime modalità differenti, adatte ad ogni tipo di giocatore. Troverete infatti le classiche partite contro il computer, la possibilità di sfidare i vostri amici e persino l'intramontabile modalità carriera. Quest'ultima vi permetterà di vestire i panni di un giocatore o di un allenatore. A voi spetterà il compito di portarli al successo e trasformarli in stelle del panorama calcistico. A distinguere FIFA 18 dalla concorrenza ci pensano però due elementi in particolare: il viaggio e FIFA Ultimate Team. Il viaggio è un'originalissima modalità storia che vi permette di vestire i panni di Alex Hunter. Alex è una giovane promessa del calcio inglese e dovrete trasformarlo in un vero campione. Per riuscirci però non solo dovrete allenarlo e farlo giocare nelle competizioni più disparate, ma dovrete anche aiutarlo a prendere decisioni chiave, sia dentro che fuori dal campo. FIFA Ultimate Team è invece pensato per farvi scontrare con migliaia di altri giocatori. Non sarete però legati ad una squadra già esistente, ma dovrete crearne una vostra, includendo calciatori provenienti da tutto il mondo. Inizialmente vi troverete a schierare giocatori meno noti, ma tranquilli, accumulando vittorie potrete sbloccare dei pacchetti virtuali che contengono nuovi campioni e persino alcune vecchie glorie del passato. In questo modo potrete potenziare il vostro team e scalare le classifiche di tutto il mondo. Impossibile infine non parlare della grafica di FIFA 18. Il titolo infatti riproduce fedelmente i giocatori e gli stadi, ma anche i movimenti dei diversi calciatori e quelli del pallone. Vi sembrerà di guardare una partita di calcio in TV, ma con un vantaggio. Saranno il vostro impegno e le vostre abilità a deciderne il risultato. FIFA 18 è quindi il gioco perfetto per gli amanti del pallone, ricco di contenuti e pensato per tenervi occupati per ore. Direi che anche per oggi è tutto. Voi ricordatevi ovviamente di visitare il nostro sito www.techprincess.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche. Ciao!